Siamo qui da Libelcrì al Natale degli Angeli, in mezzo a tanti palloncini, alle nuvole, ma oggi c'è anche il sole. E oggi siamo qui per festeggiare appunto il Natale degli Angeli, una giornata in cui diamo la possibilità a tutti di venire qui a fare degli acquisti di Natale. La cosa importante qual è? Che l'incasso, una parte dell'incasso di oggi lo daremo in beneficenza a una grande associazione, l'Associazione dei Sogni. Ho l'onore di avere qui presente alla mia giornata, nella giornata degli angeli, Rudy, che ringrazio. Io Rudy l'ho conosciuto e da qui porgo i miei ringraziamenti all'associazione AIL di Premaggiore e all'amministrazione comunale. Senza di loro non avrei potuto realizzare questo. Tu hai ringraziato giustamente anch'io l'AIL, che ha dato modo di conoscerti, di vedere questa ambientazione che mi ha emozionato molto, perché parliamo di angeli. Complimenti comunque per questo bellissimo posto e per quello che fai. Sogni, realizza i sogni dei bambini affetti da gravi patologie oncologiche di tutta Italia, e con riferimento importante su Padova, l'oncoematologia pediatrica di Padova, ma sull'area giovani del Crodi Aviano e poi tutti i riferimenti nazionali. Che dire, vi invito a venire qui oggi a questo bellissimo Natale degli Angeli, perché comunque oltre a trovare della professionalità trovate anche il modo di sostenere appunto i nostri bambini guerrieri, angeli come li chiama la nostra donna. Guerrieri dalle angeli, dalle ali d'oro. Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per noi. Grazie. Grazie a voi. Ci troviamo qui in una meravigliosa giornata, c'è il sole fuori, ma c'è il sole anche nei nostri cuori, nella situazione che hai voluto creare e che ci dai la possibilità di vivere giorno per giorno, perché diciamolo, non sei attiva solo in questa iniziativa, ma in tutto quello che è il nostro percorso con AIL, che è la nostra fiducia e il nostro grande cuore con Assieme. Assieme il nostro cuore è anche con Sogni, perché abbiamo creato una sinergia essenziale, fenomenale, e che ci permette di vedere finalmente la luce e di vedere il sorriso nei nostri ragazzi, che hanno bisogno di noi, hanno bisogno delle nostre forze e hanno bisogno di tutti voi. Quindi un piccolo gesto da parte vostra veramente può regalare una grandissima speranza a tutti i nostri ragazzi, a tutti i nostri malati, e può regalare la cosa più bella del mondo, che è la luce, che è il sorriso, che solo i bimbi, i ragazzi e le persone affette da certe purtroppo patologie possono darsi. Quindi grazie di cuore veramente a tutti voi, grazie. Io sono riconoscente di essere qui oggi a Libelcrì, perché è una realtà di Premaggiore molto attiva, non solo a livello aziendale, economico, ma anche a livello sociale. Libelcrì è davvero un partner dell'amministrazione, e io rappresento oggi tutta l'amministrazione comunale, perché la titolare è sempre stata molto attenta a tutte le attività dell'amministrazione, le supporta con prontezza, e oggi siamo qui ad ascoltare questa giornata attenzione anche dal punto di vista della solidarietà, che non è cosa comune, ma penso che sia un bellissimo esempio da seguire. Proprio in compagnia dell'organizzatrice del Natale degli Angeli, Katy Ciutto. Beh, abbiamo visto insomma dal servizio l'importanza, no, di questo momento di solidarietà, e ci faccia un po' il resoconto di com'è andata. Abbiamo visto anche gli attori protagonisti, insomma c'è stato anche un momento di emozione. Buonasera a tutti. Che dire, se dovessi esprimere con una sola parola la giornata di venerdì del Natale degli Angeli, l'unica parola che mi viene in mente è emozione. È stata una giornata piena, ricca di emozioni. Devo ringraziare quanti hanno partecipato con i loro acquisti di Natale, dei regali di Natale, perché hanno permesso di donare, anche se con una piccola goccia, abbiamo potuto contribuire e aiutare l'associazione Sogni. Abbiamo donato 800 euro all'associazione. Mi sento così di esprimere un po' le emozioni che le persone che sono entrate in istituto del Libelcrì hanno espresso. Chi entrava dentro l'istituto diceva di entrare in un'altra dimensione, nell'universo vero e proprio degli angeli.
Che dire, questo era poi il nostro obiettivo alla Abbiamo fine. Avuto anche il presidente, se non erro, un po' di giorni fa, che poi ci ha raccontato anche come opera questa associazione da tanto tempo, tra l'altro, ed è stata anche un'occasione per così approfondire tematiche non semplici, ma che grazie a queste persone, grazie a questo operato, grazie a questo volontariato, danno davvero un sorriso a chi purtroppo passa un momento difficile. E poi siamo sotto Natale, di conseguenza questo acquista anche un valore maggiore. Un valore maggiore, esatto. Io approfitto, colgo l'occasione che mi viene data da Tele Pordenone, di ricordare chi non ha potuto conoscere direttamente l'associazione Sogni venerdì da Libelcree, c'è l'opportunità domenica 16 dicembre. L'associazione Sogni sarà presente in due occasioni, a Pramaggiore con i mercatini di Natale organizzati dai commercianti e delle associazioni del territorio. Ci saranno hobbisti, artigiani, ci sarà Babbo Natale alle 16, ci saranno i laboratori per i bambini. In questa occasione esporrà anche l'associazione Sogni. Poi c'è un altro evento a Lison di Portuguaro, ci sarà il concerto di Natale che il coro di Lison si esibirà, e per la prima volta tra l'altro con un gruppo di bambini, i nostri angeli. Anche loro hanno scelto di dare un contributo all'associazione Sogni. Questo mi fa onore, perché da Libelcree si sono susseguite poi altre occasioni per poter conoscere a meglio l'associazione Sogni. Bene, grazie a Katie Ciuto per essere stata con noi. Ci saluti il presidente, speriamo di averlo magari presto anche di nuovo.